Buonasera a tutti e ben ritrovati ai nostri incontri di domande e risposte sul corso di commento al Copasit. Buonasera. Buonasera, siamo pronti? Silvia? Pronti e pimpanti? Cominciamo, dai. Intanto cominciamo. Gabriella. Domande di Gabriella. L'8 novembre ci sarà un'eclissi di luna totale. La luce solare attraversa la Terra. Ed è luna rossa o di sangue, connessa con l'11 novembre, San Martino, Marte, domicilio notturno dello Scorpione. 3 mesi dopo San Lorenzo, azione micaelica del ferro siderale nel sangue, simbolizzata nel manto rosso del santo che vince le forze astrali, animali, con la compassione del calore Saturnio, redento dal Cristo. Così. Ah, certamente così. Eccola qua. Bellissima, vero? C'è qui il Partenone. Partenone. Pensando alla sudata che ho fatto quando sono salito sul Partenone in agosto, è una cosa terribile. Va bene, scusate. Allora. Va bene, io però personalmente, e non tolgo nulla a quanto detto, diciamo che guardo le cose, sono portato a guardare le cose anche da un altro punto di vista. Anzi, sempre più sono portato a guardare le cose da un altro punto di vista. Ossia, puoi togliere, tanto l'eclisse sappiamo cos'è. Allora, l'eclisse di sole. La domanda era sull'eclisse di luna, però cominciamo dall'eclisse di sole. La luna è tra il sole e la terra, quindi la luna si pone a metà e copre il sole. Quindi oscura il sole e noi vediamo la luna appunto che copre il sole. E questa è l'eclisse. Guardiamo un'altra cosa, che in quel momento la luna è completamente trapassata dalle forze del sole e le porta sulla terra. Ossia, noi siamo abituati a guardare dal nostro punto di vista, quindi vedo la luna davanti al sole, oibò, non vedo più il sole. Va bene, guardiamo le cose dal punto di vista della luna. La luna dice, bene, sono esattamente a metà tra il sole e la terra e adesso le forze del sole mi passano completamente e io le porto alla terra. Cosa vuol dire questo? Che esperienza sarà questa per la luna? Quindi la luna è completamente attraversata dalle forze del sole, quindi non più le riflette, ma viene attraversata e le porta sulla terra. Potremmo anche dire che dal punto di vista del sole la luna è piena, perché dal punto del sole la luce del sole arriva sulla luna e torna indietro. Quindi sono diversi i punti di vista. Ora, se andiamo all'eclisse di luna, quella che sarà domani, noi abbiamo che la Terra è tra la Luna e il Sole, quindi la Terra è a metà e quindi la Terra manda la sua ombra sulla Luna. Cosa significa questo? Allora, pensiamo adesso alla Luna che una volta è attraversata dal Sole verso la Terra, un'altra volta è attraversata dalla Terra verso il Sole. Ecco, io vorrei guardare le cose così. Allora, questa Luna dice, io una volta ricevo da destra e porto a sinistra. L'altra volta ricevo da sinistra e porto a destra. Perché? Cosa succede? E che sviluppi avrà questo? E io credo che questo sia la grande preparazione, la riunione della Luna con la Terra. Perché quando avviene questo scambio, cioè abbiamo, come dire, una compenetrazione delle forze della Luna con la Terra e della Terra con la Luna. Quindi una preparazione, la riunione, che mi sembra verrà scritto più avanti, avverrà circa tra 6.000 anni. Ora, 6.000 anni sembrano un'enormità di tempo, domattina, perché la Luna, quando tornerà sulla Terra, deve essere lei morbida, morbida come una goccia d'acqua di Mercurio, e la Terra altrettanto morbida, morbida come una goccia di Mercurio, in modo che le due si uniscano. Un po' di aggiustamento e si crea questa nuova dimensione. Perché se la Luna resta questo sasso minerale come adesso e la Terra resta dura come adesso, abbiamo la fine della Terra e della Luna.
Quindi è una preparazione affinché fluiscano queste forze per preparare questo matrimonio tra una sposa, che è la Luna, e uno sposo, che è la Terra. Chi presiede questo matrimonio? Sulla Terra da 2000 anni vi è la forza cristica e sulla Luna vi è la forza di Yahweh. Perché Yahweh, dopo essere stato uno spirito della forma, quindi uno spirito solare, faceva parte degli Elohim solari della Genesi, e poi ha agito, si è staccato, si è spostato sulla Luna per preparare questo famoso incontro. Quindi vedremo, io vorrei vedere, un dialogo tra lo spirito della Terra, Sole, Cristo, e lo spirito della Luna, Yahweh. E penso che se noi facciamo dei pensieri di sostegno, umano sostegno, una briciolina di pensiero per questo evento che si prepara, perché gli eventi si preparano prima, non è che avvengono da un giorno all'altro, ecco che noi potremo usufruire di queste giornate, di questi fenomeni cosmici per poter essere, diciamo così, fare dei primi balbettamenti per aiutare l'unione del Sole e della Luna con la Terra. Questo è il punto di vista che mi sento di portare, perché è quello che porto dentro di me. Poi è chiaro che c'è tutto un aspetto astronomico, astrologico, ma quello che io ho cercato di portare è un aspetto astrosofianico. Almeno ho cercato, per quello che riesco io a balbettare su questo. Punto. Quindi prepariamo, come diceva il Manzoni, i promessi sposi. Perché questo matrimonio sa da fa. Ci piaccia o non ci piaccia, avverrà. Prego Silvia. Procediamo. Procediamo. Rivasi. Quest'anno ho visto tanti funghi sul ciglio dei sentieri di campagna, più che nei boschi dell'area in cui vivo. Connessi a gnomi e luna, al sottosuolo, fioriscono all'aria aperta e alla luce solare. Forse sintomo del cambiamento dei segni di aria e di acqua e dei profondi mutamenti della terra, in particolare della fascia lunare di superficie, volti ad inglobare la luna tra circa 6.000 anni. E tornano i 6.000 anni. Sì. Bene. Anch'io ho notato questa ricchezza di funghi in questo autunno. Va bene, un po' strana questa ricchezza, va bene. Ed è proprio una fioritura, diciamo, della dimensione lunare nella Terra. Allora, è lunare perché il primo strato sotto la Terra, che sarebbe il sial, silice e alluminio, non è altro che il rovesciamento della Luna dentro la Terra. Ossia, i vari corpi celesti hanno un'azione rovesciata all'interno della Terra. Quindi il sial è il rovesciamento della Luna. Poi abbiamo il sima, silice e magnesio, che è il rovesciamento di Mercurio. E poi non abbiamo più i nomi di geologia perché non riusciamo a scavare tanto fondo. Però abbiamo tutti i vari strati finché al centro della Terra abbiamo lo zodiaco. Questo è, diciamo così, la visione antroposofica dell'interno della Terra. Quindi possiamo dire che la Terra sta manifestando in superficie quelli che sono questi grandi cambiamenti all'interno della Terra. Ora, questi grandi cambiamenti all'interno della Terra sono parole. Se noi ci rendessimo un po' più conto di quanto sono profondi questi cambiamenti, lo vediamo col clima, lo vediamo col caldo, lo vediamo con quest'autunno che io sono ancora in camicia, manica di camicia, magliettina ma manica di camicia, mentre era già normalmente qui era un mese che si accendeva la stufa e non l'abbiamo ancora accesa. Quindi qualcosa sta cambiando e questo lo vedo positivo perché sono cambiamenti che chiaramente se non siamo preparati ci creano delle conseguenze, però questo è il problema nostro, non è un problema della Terra e della Luna, è un problema nostro che dovremmo cercare, come dire, di vivere questi cambiamenti e capire cosa ci stanno dicendo. Non voglio fare, diciamo così, pubblicità perché non è pubblicità, ma se vi guardate l'ultima conferenza che ho fatto a Montepulciano, ho parlato del perché di questi cambiamenti, ne parlo più volte, ma l'ultima era più aggiornata perché c'erano anche le guerre, il Covid e altre cose di questo passo.
e cosa la Terra ci sta chiedendo. Ci sarà un'altra domanda questa sera su cosa la Terra ci sta chiedendo, che nell'incontro di venerdì avevo detto che la Terra ci sta chiedendo di portarle il tempo evolutivo. Poi non l'ho sviluppato, è arrivata una domanda e quindi lo vedremo dopo. Prego Silvia. Apollo Cristo guida la freccia raggio solare, colpendo Achille al tallone, sede di Arimane, la morte. L'Achillea coagula il sangue, regge la vita con le forze della Vergine. E poi scompone il 502, che è il numero del preparato di Achillea, in 5 più 2 uguale 7. Quindi con le forze della Vergine manifesta nel potassio, veicolo della vita cosmica nella materia, processo formativo. Lucifero e Redento sono le forze d'amore dei Serafini, nei gemelli, corrispondenti alle braccia. La Vergine è la B euritmica, B di Bologna. L'accoglimento, l'abbraccio, è corretto? Dunque, per la bioritmica, nelle carte che io ho mandato nell'incontro di venerdì, c'era anche tutto un trafiletto che parlavo della bioritmica come vergine. Non l'ho detto perché dopo ci manca il tempo, quindi qualcuno lo può leggere per approfondire. Allora, i gemelli noi sono principalmente rappresentati dalla simmetria. Quindi il gemello, destra e sinistra, la simmetria. Quindi comprende tutto il corpo. Però in modo specifico, questa parte qua, le spalle, diciamo, da dove poi nascono le braccia, si dipartono le braccia, che invece rappresentano la Via Lattea. Ricordo sempre, adesso solo l'accenno, che i gemelli, diciamo l'ora dei gemelli è mezzogiorno e rappresentano le forze di Lucifero, quando il sole è nel massimo splendore. Il sole che abbaglia, quindi il sole che abbaglia, il sole giallo che abbaglia, che noi non possiamo vedere, è la manifestazione del sole luciferico. Bene, l'ultima domanda la lasciamo perché non ho trovato indicazioni. Andiamo avanti, sì. I fiori. Però c'è, sono stati scritti. Lo so, io non l'ho scritto. Ah, forse era la citazione della domanda prima. Dunque, i fiori nel sepolcro vivono l'azione trasmutante nella sostanza della candelora, San Gabriele, a rimanere dentro. Escono a Pasqua nell'aria e nella luce. Spero che gli amici che non parlano italiano riescano a seguire. Pianta mercuriale armonizza il cuore, lo scambio in un dialogo tra tenebra, potassio, e zolfo luce, in sistole e diastole. Un matrimonio tra il battesimo del preparato 500, acqua incarnativo, porta del freddo, e il sacerdozio del preparato 501, fuoco escarnativo, porta del calore. Un commento? Commento l'ho fatto, il mio commento è stato: cara Gabriella, per risponderti bisognerebbe parlare almeno mezz'ora. Direi di sì in generale. Giustamente è collegato il 502 al sacramento del battesimo e alla candelora, che segue il Natale, perché il 2 di febbraio segue il 25 dicembre. E il Natale trova corrispondenza nel 500, la vera porta del freddo collegata a Gabriella. Quando parleremo di tutti i preparati in relazione ai sacramenti, tutto questo sarà chiaro. Prego. La betulla bianca sostituisce la vescica del preparato 502. Dal celtico, Berkta. È pronunciato male, mi dispiace. Perché invece è? Berkta. Dai, coraggio, dai. Brillante, luminosa. Quindi parliamo della betulla. È cosmica, zolfo, sole, etere di luce e terrestre, etere del suono, luna. Pianta renale, Venere. Rudolf Steiner dice: i reni regolano l'elemento aria.
Le foglie, simili a rombi ordinative, rinforzano il ricambio metabolico con azione proteica che informa. Azoto, secondo il disegno evolutivo, risolve la gravità che blocca l'infermo. È così? Non lo so. Mi spiace, non ho mai sentito dire che la betulla possa sostituire la vescica per il 502. È chiaro che c'è un collegamento tra la betulla con Venere, questo è chiarissimo. Però manca l'elemento animale. Se io per fare un preparato devo unire i vari regni, quindi se unisco l'Achillea la devo unire ad un animale, un organo animale, e poi quell'elemento terra. Quindi noi avremo vegetale con vegetale. Quindi non vedo questa possibilità di sostituire la vescica di servo con la betulla. Forse, dico forse, perché qua il lavoro sta diventando sempre più corposo e mi permetto di dire anche un po' lungo, si potrebbe anche parlare del come sostituire gli organi animali nell'allestimento dei preparati, allestendo i preparati in un modo molto particolare, quindi usando solo l'elemento vegetale. Questo è un lavoro che si può fare e vedremo se avremo il tempo di sviluppare questo pensiero, che è anche importante perché è sempre più difficile trovare gli organi animali, cioè la vescica di cervo. Non è così facile trovarla, ma anche le corna di vacca sono anni che sono diventate un rifiuto speciale, per cui per averle non è proprio così facile. Grazie, ma non so rispondere di più. Poi solo un attimo, c'è una bella immagine di Michele che ha mandato e ci riguardiamo per qualche secondo. Se torni al... Eccolo qua. Questa potenza micheliana. Bene, lo puoi lasciare per un po', intanto comincia a leggere l'altra domanda, ci teniamo un po' questa immagine. Intanto grazie a Gabriella per le domande. Grazie. Cominciamo con le domande di Nico. Domande sempre un po' ai bordi del campo. Come sfruttare i frutti? La domanda è: nel mio giardino c'erano degli alberi di pero messi in croce, tipo siepe. Immagino intenda a filare, a fusetto, a spalliera. A spalliera. Tipo siepe. Una pena. Anni fa li ho liberati, ma ho continuato a potarli, nel tentativo di dar loro una forma, rispetto alle decine dei loro continui ricacci verso l'alto. Facevano qualche pera immangiabile. Allora, primo intervento. Allora, il ricaccio in verticale, quindi i succhioni, sono sempre indice di forza vigoria, forte vigoria nel terreno. Quindi forse troppo concimato, il terreno è troppo ricco. Dico forse perché bisogna un po' vedere com'è la situazione. Poi ricordo che il pero è una pianta di Marte e Marte porta l'impulso ad alzarsi, come le insalate quando vanno in fiore o il frumento quando va nella levata, no? E quindi è una pianta che tende a scappare un po'. Quindi il terreno, se il terreno è troppo vitale, dico forse, caso raro oggigiorno, però se è così, l'unico modo è togliere questo eccesso di vitalità e quindi tenerlo nudo. Io non amo il terreno nudo, però in questo caso, se vogliamo intervenire, direi terreno nudo. Poi interessante che anche il pesco tende ad andare in verticale, ma il pesco è Venere, però Venere è la sposa di Marte, capite? Se entriamo in questa dinamica è molto complicato, però semplificando per adesso potremmo dire che una ricchezza eterica nella parte terrestre crea sotto un impulso vegetativo sopra. Quindi questa ricchezza eterica sopra si manifesta come verticalità, mentre invece una povertà eterica si manifesta sopra con un'astralità e l'albero tende ad allargarsi, come si vedono quelle foto di alberi africani nella zona molto arida e vedete queste chiome molto allungate, no? C'è anche una marca di tè che ha proprio come immagine
questa pianta con la chioma molto ovalizzata in orizzontale. Quindi semplificando, ma non è una semplificazione sbagliata, richiesta eterica, pianta ovale verso l'alto, richiesta astrale sotto o povertà eterica sopra, abbiamo la chioma ovale sopra. Quindi si rovesciano i due gesti, tra eterico e astrale. Spero di essere stato chiaro. Spero. Si è capito, Silvia? Sì, vuoi fare un disegno? Posso fare un disegno, però va bene. Allora, facciamo un albero. Questo è un albero normale, però lo devo fare con un'altra visione. Devo fare la triplice lemniscata. E farla più forte la triplice lemniscata. Non so se si vede abbastanza, sì. Allora, se sotto ho etericità, questo è l'eterico, allora sono nella linea larga sale, molto eterico, vedete che sopra è stretto? Quindi sopra una riduzione e l'albero scappa di così, i succhioni. Se invece ho povertà eterica sotto, quindi sono così, e sono nell'ansa interna, salgo, salgo, salgo e vedete che sopra è largo, ho questa situazione. E quindi la chioma si ovalizza così. Bene. Ce l'abbiamo fatta. Posso andare? Sì. Osservando poi come gli agronomissimi cum laurea amputano i maestosi alberi dei viali, ho cominciato a sentirmi male e ad evitare quei viali. Concordo. Però anche ai miei alberi stavo tagliando le unghie e anche qualche dito. Arriviamo così al tuo colloquio con il salice. Allora anch'io ho parlato, è stato più un soliloquio, con i miei due peri. E gli ho detto, va bene, andate dove volete che non vi poto più, ma se non fate frutti, vi taglio. Risultato, gli alberi si sono proprio lanciati verso l'alto e quest'anno hanno prodotto casse di pere buone. Mai vista una cosa simile, dice il mio vicino. Bene, allora, prima risposta, le piante non soffrono quando vengono potate. Le piante, tutte le piante, provano invece dolore quando vengono strappate dalla terra. Quindi sono gli gnomi che sperimentano il dolore. Ondine, silfide, salamandre, no, perché sono nel dono. Gli gnomi sono egoisti, vogliono trattenere la radice e quando gliela strappi non sono contenti. Quindi sono gli esseri elementari, non la pianta, gli esseri elementari che sperimentano questi sentimenti, perché gli esseri elementari hanno una parte animica, una parte eterica e una componente subfisica, per quello non li vediamo. Bene, poi, seconda cosa, le piante ci ascoltano. Teniamo presente che le piante ci ascoltano. Ed è successo anche a me, nell'azienda che avevamo, un qualcosa tipo quello che è successo a te. Avevamo un meleto, circa un ettaro di mele, che era stato impostato molto male. Noi le abbiamo trovate già grandi, ma erano impostate proprio la potatura di allevamento completamente sbagliata. E non producevano nulla, ma nulla intendo nulla. C'erano solo le renette che due o tre mele le facevano. Allora, a un certo punto abbiamo detto, li tagliamo. Abbiamo detto, proviamo ancora una volta. Abbiamo preso un grosso legno e ad ogni tronco gli abbiamo dato 3-4 colpi, ma quei colpi abbiamo messo quello con le braccia più grosse. E ad ogni albero gli dicevamo, o produci o l'anno prossimo motosega. Morale, gli alberi hanno prodotto. E, che è stata da una parte una soddisfazione, dall'altra però non è che è proprio la cosa migliore. Oltretutto abbiamo fatto anche una cristallizzazione sensibile di quelle piante e abbiamo visto che c'era proprio un dolore dentro le piante. Va bene. L'anno seguente abbiamo fatto una cosa diversa. Abbiamo studiato degli esercizi di euritimia specifici per quelle piante che non producevano e abbiamo avuto una raccolta di frutti che dire tanto è dire niente. Una cosa inimmaginabile. E le rami erano piegati fino a terra e
dico come la proboscide dell'elefante, ed erano tutti, tutti pieni di mele. Centinaia di mele, un albero avrà avuto migliaia di mele, una cosa mai vista, chiaramente piccoline perché per farne tante. E lì quell'anno abbiamo fatto anche il succo di mele, abbiamo fatto tante cose. Quindi gli alberi ci ascoltano, con le buone e con le cattive, molto meglio con l'eritmia. Però l'eritmia deve saperla fare. Bene, avanti. Mia deduzione. Tagliando l'apice o i punti di spinta dell'albero verso l'alto, si taglia la qualità celeste, per cui sono costretti ad espandersi in quantità lignea terrestre. È un po' così? Puoi chiarire meglio? Sì, è un po' così, va un po' chiarito meglio, ecco, proprio come hai detto tu. Allora, chiaramente, se io tolgo gli apici, la pianta sfoga lateralmente e quindi con qualità terrestre. Però chissà perché nella qualità terrestre fa i frutti che sono cosmici. Lì c'è qualcosa di molto, diciamo così, da comprendere. Lo faccio con un disegno che riprenderemo quando lo Steiner parlerà di frutticoltura. Lo faccio proprio così, nel modo più semplice possibile. Allora, dobbiamo ricordarci che nell'albero vivono delle regole che sono completamente diverse rispetto alla pianta annuale. La pianta annuale si muove su logiche eteriche, l'albero da frutta su logiche astrali, fioritura. L'albero da frutta normalmente, non tutti, però fa prima il fiore e poi la foglia. La pianta annuale fa prima la foglia, eterico, e poi il frutto, il fiore, il frutto. Quindi nell'albero abbiamo l'astrale. L'astrale si articola in simpatia e antipatia. Allora cosa vuol dire? Che l'albero, la chioma, si pone tra simpatia e antipatia e vive tutti e due i sentimenti. Per cui può avere, se la metto in orizzontale, ha antipatia. Perché? Perché è un gesto unilaterale. Ma anche se la metto in verticale, ha antipatia. Perché è un gesto unilaterale. L'albero, aspetta che qui non ci si vede più, ecco un po'. L'albero quindi può stare in una situazione intermedia, che sono più o meno i famosi 45 gradi. Questa è la condizione intermedia tra simpatia e antipatia, il suo equilibrio. Quindi la regola di quando non si sa bene come funziona un albero, metti il primo ramo a 45 gradi, che è l'angolo del sole, perché qui abbiamo Luna, Mercurio, Venere, Sole, Marte, Giove e Saturno. Quindi, quando io metto il ramo orizzontale, l'albero entra in antipatia, e come antipatia cosa fa? Gli fa un dispetto. Tu l'hai messo nel terrestre e lui fa un dispetto, e qual è il dispetto? Che produce la mela che è cosmica. Quando la metti in verticale, come sono i succhioni, lui va in antipatia e ti fa il dispetto. E cosa fa? Sono foglie. Dovrebbe fare frutto e invece fa foglie. L'ho detto velocemente, ma penso che sia abbastanza chiaro. Chiedo al pubblico, si capisce? Oh. Perché io la conosco già, quindi per me... Va bene, ma tornerà, perché verrà che il momento lo Steiner parlerà di frutticoltura e dovremo parlare di questo anche un po' meglio. Beh, se qualcosa non è chiaro, chiedete pure nella chat. Avanti. Procediamo. Però ho anche scritto un po' nella risposta, non ho fatto un disegno, un po' l'ho spiegato. Bene. Adesso però sorge il problema che, come gli alberi mi vedono arrivare con le forbici, si inalberano subito, lo sento bene, e io non ho più il coraggio di sfrondarli, almeno il necessario. Che fare? Io posso darti la mia esperienza, la mia opinione. Saranno ormai 5-6 anni che diciamo ho sviluppato una potatura particolare che dà buoni risultati. Mi sembra che ci sia anche un video, no, sulla potatura. Sì, ma penso che basti cercare potatura Anastasi, sì, su internet. Sì, che è uno di quelli che ha avuto più seguito, diciamo. Se mi ricordo lo collego a questo video. Bene, alla fine. Sì. E lì spiego il perché di questa potatura, che è una potatura che permette di avere il giusto dialogo tra le esigenze della parte alta della chioma, le esigenze della parte mediana e le esigenze della parte inferiore, che hanno tre esigenze diverse.
Quindi quando le poti in quel modo, l'albero si collega sia al cosmico che al terrestre in modo armonico e tra parentesi è contento e tra parentesi grande produce di più. Ecco. Poi Silvia darà l'indicazione del link. Ma lo trovate? Ma potature. Sì, basta cercare... Mi sembra potatura energetica, si chiami, roba del genere. Mm-hmm. Benissimo. Bene, abbiamo finito con le domande di Mirko. Sì. Intanto sono arrivati i ringraziamenti di Gabriella. Grazie Gabriella. Che sono domande le tue che presuppongono di avere una base dentro, capisci? Quindi... io devo anche finire prima o poi, si può toccare tutti i sistemi, diciamo sono bocconi prelibati, ecco, mettiamola così, palati fini. Prego. Bene, le domande di Santiago, la domanda. De Spagna. Quali diversi effetti sulle piante coltivate ha l'applicazione spray, quindi la spruzzatura di Achillea? Sotto forma di macerato, sotto forma di infuso o sotto forma di preparato di Achillea 502 se lo dinamizziamo per un'ora? Allora, abbiamo detto che il 502 apre la pianta alle forze cosmiche e le fa fluire verso il terrestre. Questa è la sua azione principale per ricordarcela. Poi lavora sul potassio, lavora sullo zolfo, però è principalmente questo, diciamo, no? Io credo che per poter darti una risposta potrai dartela da solo quando in uno dei prossimi incontri porterò il metodo che io ho imparato e un po' sviluppato di come misurare la vitalità delle piante, perché in questo caso diciamo dovresti un po' misurare la forza, valutare la forza della linfa discendente, e noi che guardiamo un albero dal fuori questo non lo sappiamo. Però la linfa discendente è quella che è collegata all'ambiente e quindi collegata al 502. Bene, e arriverà, io posso dirti così. Poi per quanto riguarda l'azione del macerato, l'azione così detto, dell'infuso o del preparato, fa parte di quel discorso, vi chiedo scusa se continuo a rispondere così, ma stiamo anticipando cose che arriveranno e devo farle bene, non a spizzico. E quando parlerò di come si possono sostituire i preparati, quindi senza utilizzare l'organo animale, quindi macerati e decotti, lo vedremo. Usando il preparato, io propongo di usare 10 grammi di 502 in 40-50 litri d'acqua per un ettaro e dinamizzato come il 500. Questo io farei. Poi chiaramente si può aggiungere il succo d'uva, tante cose. Per cui se del preparato ne è poco, noi sappiamo che si può moltiplicare l'azione. Oppure dinamizzare con le 12 lemmiscate, che diventa già così 10 volte più efficace. Però fondamentalmente quello che noi ci manca come agricoltori o appassionati della vita delle piante, ci manca la capacità di avere una valutazione di cos'è una diagnosi. Come sta la linfa ascendente, la linfa discendente, come stanno le radici, come sta il rapporto col cambio. Sono tutte cose che dovremmo imparare a misurare. Misurare è brutto perché presuppone un numero. Diciamo di entrare in una profonda empatia con la pianta per avere questa indicazione. Arriverà, mi dispiace, questa è la serata che rispondo, arriverà. Andiamo da Riccardo. Intanto è arrivato una richiesta di chiarimento nella chat e sono arrivati anche i ringraziamenti di Mirko. Prego Mirko. Dunque. Prenditi le forbici d'oro quando vai a potare, come faceva Zarathustra, così saranno tutte contente. Anche l'orefice. Non dimenticarle in campo. Basta, vai avanti se non strapparlo. Va bene, allora c'è Maurizio che chiede Maurizio che chiede un chiarimento, perché dice, dicevi in un video che per esempio nel kiwi la prima branca segue i gradi del rame, emisfero sud mi sembra 30 gradi, sì, Venere sono 33 gradi. 33, sì. Ogni pianta ha la sua inclinazione. 45 gradi, da quello che ho capito, non sono per tutte le piante. No, ma io l'ho detto, quando non si sa né leggere né scrivere,
fate 45 gradi che è il jolly, perché è il sole e tutti i pianeti girano intorno al sole, per cui o sei uno bravo che sa che il kiwi corrisponde a Venere, che l'albicocco è un Venere e Mercurio, e non so, il kiwi, no, la vite è Luna, e Giove, pardon, il Nero è Giove, se sai tutti i collegamenti puoi scegliere di impostare la branca principale. Se sei un hobbista e, come dire, hai altro da fare nella vita, metti 45 gradi, che è il jolly. Per gli spagnoli il comodino. Per gli inglesi il joker. Wild, wild card. Wild card. Dallo sfogo. Avanti, dai, spero che basti così. Non so chi l'ho detto, me lo ricordo anche, l'ho anche spiegato il perché. Quindi 45 è, come dire, una semplificazione che non è sbagliata. Se a un certo punto uno ha 3 piante, 5 piante, fa 45 gradi e più o meno va sempre bene. Più o meno. Parliamo di alberi da frutto, non sto parlando di abeti, fagi, conifere, pioppi. Parliamo di alberi da frutto, perché negli alberi da frutto c'è questa chioma astralizzata. Negli alberi, diciamo così, da latifoglia o da bosco, no, non è questa la situazione. Lì domina, ci vorrebbe un'indagine. Negli alberi da... Prova a scrivere. Vuoi un sondaggio? Sì, 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 perché così non sono più solo. Così voi sei più solo. Cominciate a pensare. Io intanto la dico, voi cominciate a pensare. Non scrivete nella chat, vi mando il sondaggio, su cui cliccare. Nelle piante annuali domina l'eterico. Aspetta, che scrivi? Tu sai che non ho molto spazio. Allora lo dico io. Nelle piante annuali domina l'eterico. Nei fruttiferi domina l'astrale. Negli alberi non fruttiferi cosa domina tra questi? Ok, ve lo spiegisco e ora dovreste visualizzarlo. Ecco fatto. E metti un'altra voce. Io non posso più. Va bene, arriverà dopo. Va bene, cosa rispondono? Prepara un altro. Prepara, per favore. Ho capito. Devo ripetere questo? Sì, e metti un'altra voce sotto. E intanto chi sta votando? E vota. Allora, ecco, astrale, e la domanda è sempre cosa domina? Sì. E aggiungi una terza voce. Ma non lo dico, voglio che prima risponda. Va bene, allora intanto abbiamo una predominanza, posso dirlo o influenzo? Abbiamo una predominanza di eterico. Okay, adesso aggiungi la terza voce. E quindi chiudo questo sondaggio? Sì, lo puoi tenere aperto? Va bene, basta, non so come funziona, non ci capisco niente. Aggiungi una terza voce e metti minerale. Allora, intanto abbiamo un 80% di eterico. Vabbè, nella scelta. Terza voce col minerale. E astrale. Quindi condividi, così. Pensi. È. Perché anch'io devo un po', diciamo così, divertirmi. Poi non posso votare, vedi? Però mi è venuto un dubbio, c'è anche il minerale, no? Sì, è che col fatto che lo hai aggiunto, ora stanno votando tutti i minerali. Vediamo. Potrebbe essere un trabocchetto? Ma il trabocchetto l'ho fatto prima. Beh, in chat qualcuno scrive anche spirituale. E non l'ho scritto. Se no creo ancora più problemi. Va bene. Tutto è spirito, tutto. Però dobbiamo capire dove si manifesta questo spirito, su che piano. Bene, ci sono risposte? Sì. Allora, l'astrale è sempre zero.
Siamo un 70% minerale e un 30% eterico. Va bene così. Allora capite che in genere l'albero come dire, vive a lungo. Questo vivere a lungo è una caratteristica del minerale. Quindi il ligneo, la legna, la linfa ascendente che domina. Quindi è una caratteristica minerale. Dovremmo, capite, sono modi di pensare che dovremmo cominciare a sviluppare. In confronto al tipo di albero, io devo pensare in modo diverso. Pian pianino, pian pianino. Però l'eterico era più vicino al minerale. Bravi. Vediamo Riccardo cosa chiede. C'è un'osservazione di Jesus, sì? Che dice ci sono alberi che non sono alberi da frutto, che hanno una grande fioritura, come il tiglio. Sì, va bene. Ma il tiglio non è un albero da frutto, è un albero da fiore praticamente. Infatti lui sta Sì. dicendo probabilmente per il forse No, non quello lo è anche scrive, ma astralizzato, anche quello astrale. esatto. Devi dire qualcos'altro? Va No, bene così. va bene. Va bene, non c'è un confine netto, eh? Perché chiaramente non è un albero da frutto, è un albero da fiore, ma anche l'ipocastano. La fioritura dell'ipocastano quando fiorisce. Resti lì a guardarlo, Però eh? fa la castagna, anche Sì, se non si e allora mangia la caccia. la carce. Ecco, beh, andiamo avanti. Domande di Riccardo. Caro Enzo, hai proprio ragione. Non so di cosa, ma mi piace già. Nel disegno di pagina Ah, 7 quello che ho fatto della pianta, sì. abbiamo la rappresentazione dell'intera evoluzione della Terra. Grazie per averlo chiarito così bene e facendo arrivare tutto l'entusiasmo che ci vuole. Provo a fare domande di agricoltura. A pagina 8 parli di cloro e sodio e accenni alla alchimia della natura, quindi pleroma, natura, entità femminile, quindi pleroma, che rende l'acqua dolce salata. Hai voglia di allargarti e spiegare per espandere la coscienza come questo avviene e perché e chi e in che aspetto opera, dato che usualmente tutto ciò si dà volgarmente per scontato? Inoltre, se all'ambiente acqua irrigato si associa la coscienza immaginativa, alla luce di quanto ci hai portato venerdì, che considerazioni si possono fare e quali connessioni possiamo fare circa il modo di celebrare un'agricoltura in montagna, in quota, sia in senso fisico che secondo coscienza ispirativa, o nel deserto, arido, sia in senso fisico che secondo coscienza intuitiva? Sempre se hai voglia di allargarti e se la domanda è abbastanza chiara. Sì, la domanda è chiara. Rispondo prima della seconda parte. Quindi, giustamente tu colleghi l'acqua alla coscienza immaginativa. Per essere più precisi, sarebbe proprio il mare. Se a noi arriva il mare, abbiamo la possibilità di sviluppare la prima coscienza superiore, la coscienza immaginativa. Va bene, però è giusto anche in agricoltura una risaia. Va bene. Poi, quando siamo in montagna, nella montagna c'è la seconda coscienza superiore, quella ispirativa, sarebbe quella del figlio, diciamo, no? E quindi in montagna ci apre di più alle forze cosmiche, all'elemento terapeutico. Le erbe officinali di pianura valgono poco, le erbe officinali di montagna hanno tutta un'altra forza, e quindi alla qualità. Benissimo, quindi l'elemento terapeutico ci vedrei di più. Mentre quando siamo nel deserto, nella terza coscienza superiore, ci guardiamo intorno e, semplificando, siamo nel nulla. Allora dice, cosa può nascere nel nulla? E nel nulla può nascere tutto. Se c'è un nulla, c'è posto per tutti, no? Quindi può nascere il nuovo. Questo mi ricorda Zarathustra, no? Che Zarathustra, diciamo così, la leggenda. Nel Zend Avesta si parla di Zarathustra che si ritira nel deserto e nel deserto sviluppa il frumento partendo dalla gramigna. Quindi da questo nulla che è il deserto dove crescevano solo delle piante spontanee che noi chiameremo erbacce, ha sviluppato
il frumento, con questo lavoro di, diciamo così, rigenerazione, per forse anche di più di rigenerazione, rinnovamento delle piante. Quindi dove c'è nulla può nascere il tutto. Parentesi grande. In un'epoca come questa che stiamo vivendo un nulla culturale, vorrei dire anche un nulla morale, si prepara la nascita di un tutto nuovo. Si fa uno zero, un cerchio tondo, e lì si crea un nulla, un vuoto. E dal vuoto può nascere tutto. È un'epoca di transizione. Bene, per quanto riguarda l'acqua dolce che diventa salata, è un argomento non così facile. Ti posso dare alcune indicazioni, che chi agisce è appunto il cloruro di sodio, sale, che è l'asse pesci vergine. Allora il cloruro rappresenta la forza del Cristo e il sodio la forza della Vergine. Quindi queste due entità, pesci vergine, agiscono attraverso i loro rappresentanti cloro e sodio e determinano la formazione del sale. Sì, da dove viene però il sale? Il sale avviene per un processo alchemico presente nell'acqua, ossia nella terra, nell'acqua, nell'aria e nel fuoco, in modo completamente diverso abbiamo tutti gli elementi chimici. Qualcheduno lo sa che gli elementi chimici sono nella terra. Bene, qualcheduno sa anche che gli elementi chimici diluiti sono tutti presenti anche nell'acqua. Qualcheduno sa che estremamente rarefatti, quindi in forma omeopatica, sono presenti anche nell'aria. Quindi operano queste forze alchemiche che permettono di determinare i vari elementi chimici. L'elemento fondamentale è il cloruro di sodio. Quindi chi opera primariamente sono le forze del Cristo e della Madre. Ma se devo metterle in ordine di gerarchia, in questo caso direi prima la Madre e poi il Cristo. Devi pensare al mare come forza che è presente nell'acqua, come la forza che è presente nel cristallo del cloruro, quindi di terra, e devi pensare alla forza del movimento. Quello che non si pensa è la forza del movimento, come quando noi dinamizziamo i preparati. E il movimento ha la sua massima espressione non nel movimento, ma quando il movimento si ferma. Sarebbe l'onda del mare e sarebbe lo scroscio di quando si inverte il modo e il verso di rotazione. Perché in quel rumore si manifesta l'etere del suono. L'etere del suono è un aspetto dell'etere del chimismo. E l'etere del chimismo è quello che ordina e separa tutti gli elementi, quindi l'alchimia. È nello scroscio che avviene l'alchimia, non nella dinamizzazione. Tanto per fare le cose un po' più complicate, tutto il vortice che abbiamo la luce, abbiamo quella famosa acqua un po' calda, quindi abbiamo Saturno del caldo, la luce di Giove, il movimento dell'antica Luna, Marte, e poi abbiamo lo scroscio. Quando c'è lo scroscio, l'inversione, si rompe il tutto e il sistema collassa e quindi avviene la trasmutazione comandata dal preparato, dalle forze del preparato che ho messo all'interno. State attenti al rumore dello scroscio. Lo scroscio deve essere bello, evidente, alle orecchie, e non un vortice che è triste, diciamo così, no? Bene, spero di aver risposto un po', però l'argomento del mare è un argomento molto complicato, è più ricco. D'altronde di mare ce n'è talmente tanto che qualche domanda meriterebbe. Ti do un consiglio, vai in riva al mare, chiama la tua coscienza immaginativa e vedi il mare cosa ti risponde. Se lo fai bene, ti risponde. Prego. Intanto nella chat Maurizio sta continuando con le domande, che dice: per gli arbusti, quanti sono i gradi delle branche? Li si lascia liberi? Io ho degli arbusti di goji che al palo di sostegno in legno ho infilato dei ferri, barre filettate regolabili per fermare i rami per i venti.
Cosa ne pensi? I due ferri sono orientati secondo i punti cardinali. Ti rispondo che non so che dirti, prima di mettere dei ferri su una pianta ci penserei 100 volte perché fa da parafulmine e attira le cariche elettrostatiche dell'aria che scaricano poi sulla pianta. Però non sono infilati a terra, sono Vabbè, si sui... scarica nella pianta, ho Sì. detto. Non carica nel terreno, scarica nella pianta. Ho detto giusto? Ho detto giusto? Tu lo sai. No, visto che mi dicevi, non sono interno. Poi nella vita in genere vanno a finire nelle radici, che è ancora peggio. Allora, gli arbusti sono piante più o meno di mercurio, più o meno generalizzo, però nell'arbusto c'è anche tanta forza di Marte. C'è Marte per questa sua, diciamo così, forza nel mantenersi, lo tagli e ricaccia, però il ricaccio è mercurio. Mercurio è rifare la stessa forma, le stesse cose. Quando tagli una medica o trifoglio, quello è mercurio che crea il ricaccio. Quindi se fosse mercurio avremmo 24 gradi. Io quel cespuglio lì sinceramente non l'ho mai coltivato e quindi non ci so rispondere. Ti do questa indicazione, vedi tu, non lo conosco. Se la domanda arrivava prima, mi guardavo almeno una foto, non lo conosco, non lo conosco. Bene, andiamo avanti. Gesù dice che la spiegazione del vortice era bonita. Bonita, meno male. Tocca a Gesù. A lui. Ci saluta. Se il tempo evolutivo che dobbiamo donare alla Terra è caratterizzato dall'apertura al nuovo, al futuro, dando impulsi di vita, quali processi, oltre ai preparati, possiamo svolgere per donare alla Terra che ha tanto bisogno di questo tempo evolutivo? Potrebbe essere attraverso meditazioni, preghiere, mantra, eccetera? Ci sarebbero più processi fisico-materiali legati al tempo evolutivo, oltre ai preparati, che potremmo inoltre effettuare? Potrebbero essere rotazioni, associazioni, omeopatia, momenti di semina che uniscono il cielo con i diversi semi? Allora, la domanda apre molti orizzonti. E intanto grazie per questa domanda, io ne avevo accennato, il fatto che ne avevo solo accennato può essere visto come una cosa di poca importanza. Invece questo è un argomento fondamentale, quindi ringrazio, perché se noi non operiamo per la Terra, per l'evoluzione della Terra, la Terra agisce e agisce con i terremoti e con i vulcani. Voi sapete che c'è un incremento proprio enorme di terremoti e vulcani, è perché l'uomo non sta dando il tempo evolutivo alla Terra e quindi la Terra risponde come può. Quindi porterò degli spunti dagli incontri mensili di canalizzazioni che vengono chiamati questi incontri percorso dorato del maestro del cuore. Quindi non sono parole mie. Io adesso ho fatto un riassunto, è un po' lungo, lungo completo, sono 6 pagine, quindi faccio un riassunto per comprendere questo essere del tempo e per comprendere che cos'è il tempo evolutivo. E comprenderemo subito dalle prime parole, praticamente, che noi in buona fede, uomini, come dire, onesti, bravi, in realtà viviamo nel tempo retrocedente, nel tempo involutivo. E quindi sottraiamo evoluzione alla Terra. Sono parole che è inutile che io parlo di più, lo leggiamo perché ogni commento diventa riduttivo. Sono parole pregne di significati, quindi adesso Silvia, che è molto brava a leggere, ce lo legge. Semplicemente so leggere. Con calma, sono 2 pagine, mettetevi comodi. Il tempo che l'orologio e il calendario ci indicano è semplicemente una manifestazione fisica di quello che è il tempo in realtà. Più adagio. Ripeto. No, poi più adagio perché qua viene a pensare. Il tempo fisico Il è... tempo fisico, ta 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 ta, fisico, orologio, calendario.
È quindi il primo approccio che abbiamo con l'essere del tempo e non va disprezzato, così come spesso facciamo attraverso frasi e pensieri. Ogni volta che diciamo non ho mai tempo sufficiente o il tempo scorre troppo veloce, portiamo all'essere del tempo una qualità di fretta, frettolosità, che in realtà esso non ha, neppure nella sua parte fisica. 24 ore sono sempre 24 ore. Questo impulso che noi portiamo nel tempo lo fa diventare più veloce, rapido e incoerente con se stesso. Mi ricordo che il tempo vuol dire l'antico Saturno, quindi ogni volta che noi diciamo ho poco tempo, noi mandiamo un messaggio verso l'antico Saturno, quindi l'origine. Bene. Noi dovremmo imparare a dire: io ho tutto il tempo necessario per tutto quello che mi serve davvero fare, e quello che non mi serve davvero fare non avrà da me il tempo, non avrà da me l'attenzione del tempo. Quindi discernimento. In questo modo inizieremo a discernere e ad allungare il nostro tempo giornaliero. Spero sia chiaro. Il tempo inteso nella sua qualità spirituale è invece una forza di una potenzialità inimmaginabile per l'essere umano. La potenza cosmica del tempo è multidimensionale essa stessa, esattamente come possono esserlo le entità cosmiche. Data la sua potenzialità multidimensionale, il tempo può relazionarsi con ognuno di noi in maniera diversa. Per questo è importante che noi si inizi a fare degli ottimi pensieri, pensieri che agiscono come decreti rispetto all'uso del vostro tempo. Quando noi richiamiamo alla nostra coscienza l'entità del tempo cosmico, noi diventiamo attivatori di una parte di coscienza che in noi era dormiente, era soffitta. Diventare padroni di noi stessi e posizionarci profondamente al centro del nostro cuore comporta anche che entriamo in una relazione dinamica e attiva rispetto al tempo, cioè nella stessa frequenza, nello stesso dinamismo e nella stessa intelligenza del tempo cosmico. Quando entriamo nel cuore, entriamo in relazione col tempo cosmico, spirituale. Ed esso inizierà a comunicare con voi, cioè con noi. Con noi. Non pensiamo di essere troppo piccoli per fare questo. In ogni cuore umano è nascosta questa potenzialità, poiché essa è presente, seppur nascosta, anche nel profondo cuore della Terra. Qui viene fuori che anche la Terra, che è un essere vivente, ha questa relazione con l'essere del tempo. Quindi c'è la Terra, ci siamo noi che camminiamo sulla Terra, e c'è l'essere del tempo. Se noi qui facciamo dei pensieri che vanno contro l'essere del tempo, togliamo forza al tempo della Terra. Vi ho detto, alla Terra dovremo donare il tempo evolutivo. Ogni volta che noi diciamo non ho tempo, togliamo tempo al nostro sistema. E il nostro sistema, per prima cosa, siamo noi che corriamo sempre di più e la Terra. Quindi, prima cosa, individuare a cosa dare tempo e a cosa non dare più tempo nella nostra vita. E poi dire, quindi prima un discernimento, e poi dire io avrò sempre tempo per fare tutto quello che è necessario. Questo è il primo passaggio. Quindi il preparato, caro Gesù, come sempre, il preparato è, vediamo se lo dice Silvia, l'ombre. Anche la donna, la mujer. Bene.
Andiamo avanti. No? E allora, metti a posto noi voi, per favore, mentre leggi. Allora ce n'era uno anche prima. Sì, l'ho scritto. L'entità cosmica del tempo è pronta a comunicare. Se il nostro cuore è pronto a ricevere e altrettanto comunicare con lei. Bene? Vai avanti, attivare. E una volta mancava una frase, quella in eretto. Ah, non l'ho letta? Chiedo scusa. Chiedo scusa. E una volta che noi attiviamo questo, in qualche modo una piccola porzione si attiva anche nel cuore della Terra. Diventiamo così dei custodi del tempo. Procedo? Sì. Noi vi portiamo oggi l'entità cosmica del tempo è pronta a comunicare. Se il nostro cuore è pronto a ricevere e altrettanto comunicare con lei. Perfetto. Attivare in noi il tempo cosmico significa attivare una potenzialità illimitata, una nuova possibilità di dialogo con l'essere del tempo. Ecco che allora, in un singolo istante della nostra vita, tutto può cambiare. Per realizzare ciò serve una volontà. Il primo passo consiste nel cambiare il nostro atteggiamento nei confronti del tempo. Quando ci troviamo in affanno per le molte cose da fare e riteniamo di non riuscire a compierle tutte perché sono troppe, noi ci poniamo in decreto con il tempo. Ci poniamo in una relazione distruttiva tra noi e il tempo, perché il tempo, nella sua multidimensionalità, non ha preoccupazione rispetto a come deve scorrere. Può scorrere estremamente lento o scorrere veloce, nonostante il nostro orologio segnali lo stesso dinamico movimento delle lancette, che riempie la stessa ora che ogni giorno noi vediamo. In un secondo è racchiusa l'eternità di un'esistenza. In un singolo secondo è racchiusa tutta la forza dell'esistenza. Quel secondo può essere percepito come un attimo sul nostro orologio e un'eternità all'interno del nostro cuore. Dipende dalla nostra vibrazione attuale. Quanto più siamo collegati al cuore, tanto più possiamo allungare o diminuire la percezione del tempo e renderlo maggiormente utile alle nostre necessità. Ovviamente queste necessità non sono quelle egoistiche, sono necessità pure, splendenti, luminose. Sono delle necessità pure come lo è l'oro trasparente cristico, terapeutico, evolutivo. Queste necessità sono quelle che comunicano con il cuore di tutti gli altri esseri a noi vicini o anche non vicini, che però risuonano alla stessa qualità vibrazionale. È necessario, in un primo momento, dividere le cose del mondo concreto dalle cose del mondo spirituale per comprendere quali sono le vere necessità. Ovviamente è necessario mangiare, nutrirsi, lavorare. In una prima fase del cammino spirituale, necessità spirituali sono ancora frammiste alle necessità fisiche. Poi inizieremo sempre più a portare in esse tutte le conoscenze del mondo spirituale che abbiamo acquisito, come fosse uno scomparto diverso in cui abbiamo fatto un'esperienza diversa, perché l'unità del tutto prima o poi chiama e arriva e porta il suo effetto in ogni manifestazione. I decreti che noi facciamo sul tempo sono distruttivi anche per un altro motivo.
Man mano che la nostra forza pensiero cresce nei confronti della dinamica del tempo che viviamo quotidianamente, essa cresce anche al di fuori di noi e diventa quella forma pensiero da cui tutti iniziano a pescare e man mano essa diventa forte e potente, così tanto influenza anche persone che potevano un pensiero diverso all'inizio, ma che per un attimo di difficoltà si sono poste nella non piena localizzazione interna al cuore e vengono prese da altre forze. È un atto di responsabilità, quindi, permanere in una buona sensazione del tempo che viviamo. Permanere in una buona sensazione del suo flusso e pensare che questo flusso sia sempre quello giusto, e che in ogni scorrere della lancetta dell'orologio sia nascosta la più grande possibilità di cambiamento e di miglioramento, e non un lento e continuo declino. Inutile commentare, più chiaro di così. Chiaro che sono cose da meditare. La domanda era una domanda molto impegnativa. Avevo buttato un sassolino piccolo dicendo che la Terra ha bisogno del tempo evolutivo. Vedete che questo sassolino in realtà è un masso enorme. Noi non abbiamo coscienza di questo, dei compiti dell'uomo, perché all'essenza noi non sappiamo che cos'è l'uomo. L'essenza di tutto è che noi non abbiamo chiaro chi siamo noi e quindi non abbiamo chiari i nostri compiti. Ma se noi siamo portatori del divino, il nostro compito è portare il divino e quindi agire. C'era uno che ha detto cose maggiori farete di queste e quell'uno resuscitava i morti, no? Se ci ricordiamo 2000 anni fa. Bene, seconda domanda. Nel paragrafo 19, Rudolf Steiner, parlando dell'Achillea meravigliosa, ci dà l'indicazione poetica, non meno meravigliosa, che l'Achillea contiene ciò che lo spirito usa per inumidire le sue dita scultoree artistiche quando vuole trasportare amorevolmente carbonio, azoto e altro alle rispettive destinazioni organiche. Ed è che gli spiriti della natura in questa pianta raggiungono la perfezione nel maneggiare la quintessenza del mondo eterico, lo zolfo, e poiché ricca di potassio protegge la vita con il suo aspetto mariano e la purifica come la madre amorevole che è. È così? Puoi dire qualcosa di più? Grazie. Hai detto molto, grazie a te. Quindi nell'Achillea siamo di fronte all'azione principale di due sostanze, il potassio e lo zolfo. Il potassio ha la possibilità, quindi non il potassio chimico inorganico, ci vuole un potassio vivente, per quello poi bisogna fare un preparato affinché sia super vivente, perché mette insieme i vari regni. Quindi il potassio ha la possibilità di diventare portatore dell'azione mercuriale, un'azione di scambio mercuriale mariana, affinché tra terra e pianta, quindi tra la terra e la pianta, ci sia questo scambio. O per meglio dire tra pianta e terra, ci sia questo scambio. E quindi la pianta si sviluppi in modo adeguato fino dove? Fino a sviluppare la proteina. Perché ricordiamoci sempre di quella benedetta terza conferenza sulla proteina che bisognava parlare molto di più. E questa azione mariana di scambio, quindi tra la terra e la pianta e la terra, sarebbe il colletto, dove c'è l'inversione dei fasci linfatici, tra linfa ascendente e discendente, è un'azione collegata alla Madonna Candelora, 2 di febbraio. Madonna Candelora che è la festa per tutte le culture agricole. Tutto il mondo riconosceva l'importanza della Madonna Candelora prima che ci fosse la Madonna, per dirla chiaro. Quindi dalla Cina al Sud America tutte le antiche culture festeggiavano il 2 di febbraio. Poi c'è lo zolfo.
Rodolfo, anche lui, come diciamo elemento minerale, è l'ambasciatore dei gemelli, quindi collegato a Lucifero. E anche questo va lavorato in un certo modo. Per quello bisogna fare i preparati, capite? Perché c'è chi, ho conosciuto persone che dicevano, ma non sto io a fare il preparato, uso l'Achillea e così com'è. Invece quello che io proporrò, si può usare l'Achillea senza la vescica di cervo, ma non così com'è, bisogna fare delle altre cose, per inserire le forze mancanti. Va bene, quindi lo zolfo è quello che è la quintessenza della proteina e quindi organizza tutta la proteina, quindi il carbonio, l'ossigeno, l'azoto e l'idrogeno, quindi la quintessenza. Quindi questo zolfo dobbiamo slegarlo dalla forza dei gemelli luciferici. E questa è un'altra azione che fa la Vergine, la madre. Questa è un'azione che fa la Vergine zodiacale, la madre dell'infinito amore. Quindi abbiamo una madre, Candelora, 2 di febbraio, e la madre zodiacale. La madre zodiacale è quella, se vogliamo dargli una data, legata un po' all'8 settembre, però le date forse è meglio neanche citarle. Bene, quindi meglio dire la madre dell'infinito amore. Cosa significa? Che tramite la costellazione della Vergine, che è enorme nel cielo, vi ricordo che circa un ottavo del cielo è la Vergine, la costellazione più grande dello zodiaco. E tra zodiaco e Via Lattea è la seconda più grande, quindi è un gigante, quindi la vita, la madre, che prende le forze di amore del cosmo e ce le dona in un continuo rinnovamento. Come dice l'Ave Maria, ripiena di grazia e non piena di grazia. E grazia vuol dire amore operante. Vediamo cosa c'era ancora. Bene, quindi giustamente lo Steiner, quando parla dell'Achillea, poi parla degli spiriti della natura. Abbiamo già detto che gli spiriti della natura sono esseri elementari che hanno riconosciuto l'impulso del Cristo. Quindi gli esseri elementari normali, che diciamo vivono con sofferenza il fatto che l'uomo non riconosca più, non apprezzi più il loro operato, si sono, come dire, messi a disposizione di altre entità che si chiamano Lucifero e Arimane, da cui malattie, malattie e malattie. Loro non hanno moralità, loro si sono messi al servizio di chi li ha presi con sé. E se vogliamo usare la parola colpa, colpa dell'uomo. Bene, però una parte, abbiamo già detto, una parte di questi hanno riconosciuto il mistero del Golgota e si sono messi al servizio del Cristo. Ora, se io dico una parte, si presuppone che sia una fetta. Invece questi qui sono un'enormità e sono quelli su cui si basa tutta l'agricoltura biodinamica, sono quelli su cui si basano i preparati, sono quelli su cui si basa tutto l'agire umano per questo impulso. È stato detto di volontà morale che serve. E sono una infinità. E sta a noi chiamarli con un atteggiamento devozionale del cuore e loro sono solo contenti di venire. Però per venire chiedono una cosa. Non basta chiamare. Non basta. Devi dare una prova di verità. La prova di verità è che tu devi offrire da te stesso quella parte che corrisponde a quello che desideri. Desideri la pioggia? Allora doni la tua pioggia. Cos'è la tua pioggia? Principalmente sono le acque in noi. Ma quale delle acque? Il sudore? No. E la pipì? No. Sono le lacrime. Desideri l'umidità? Questa è una cosa abbastanza facile da fare. La pioggia è molto complicata. L'umidità? Allora tu, cosa devi donare? Devi alitare. Allora su un campo ci si mette a ovest e si alita questa forza e quindi questa forza di alito, quindi aria umida, va a toccare gli spiriti elementari dell'umido e li attiva. E così noi possiamo aumentare l'umidità di un campo, che non è piovere. Però se l'umidità raddoppia e triplica, ecco che di notte le nostre piante e il nostro terreno possono continuare a vivere. Queste sono cose semplici che vi sto dicendo. Allora, se io dono
quella parte di me, dall'altra parte loro arrivano e completano il lavoro. Questa è la dinamica che dobbiamo sviluppare, di cui non siamo minimamente abituati, proprio come pensiero non ce l'abbiamo. Noi abbiamo mente preparato, vado, spruzzo e ottengo. Ma questa è la mentalità del chimico, solo che io sostituisco il preparato chimico con uno biodinamico. È materialismo. Invece nella mentalità del dono, che è la mentalità dell'amore, io prima dono qualcosa di me e loro rispondono con il loro dono, che è infinitamente più grande. Ma io devo dare il mio prima. Quello che nel Vangelo di Giovanni è scritto, grazia su grazia, dono su dono, amore per amore. Bene. Quel percorso dorato da cui ho estratto quelle parti era la comunicazione, mi sembra, del 7 novembre di quest'anno. No, 7 novembre, 7 ottobre, mi verrà in mente. Non so se l'ho scritto, ma è uno degli ultimi. Bene, abbiamo ora le domande di Cristina. La new entry, mi sembra. Scusate, diciamo, c'è una premessa. Vai. Andiamo direttamente alla domanda. Cosa succede alle forze vitali della Terra e cosmiche se si trovano in presenza di uno spesso strato di asfalto, come ad esempio un piazzale, una città? E quale può essere il nostro compito aiutativo? Grazie. Bene, grazie. Ottima domanda, molto pratica. È molto concreta. Sarebbe bello che cominciassi a fare tu dei pensieri, però la partita la giochiamo così, io porto i miei e poi vuoi decidere. Prepara l'immagine. Se... È pronta? No. Allora, no, aspetta ancora un momento. Allora, tutti noi quando vediamo un bel piazzale di asfalto, insomma, è meglio vedere un prato verde, diciamo, no? Proviamo un po' di fastidio. Però se ci pensiamo bene, ipocrisia questa. Perché a tutti noi piace andare su una strada asfaltata senza buche. Andare su una strada bianca con la polvere, saltare continuamente, fare un Milano-Roma per la strada bianca, penso che ci pensiamo 50 volte, forse anche 100. Quindi non è l'atteggiamento concreto. E c'è un po' di falsità. Non lo dico a te, ho parlato per me. Beh, allora... propongo di guardare l'asfalto, il catrame, l'idrocarburo, in un altro modo. Idrocarburo vuol dire idro, che significa acqua, quindi idrogeno e ossigeno, e carburo, che significa carbonio. Quindi noi abbiamo tre componenti della proteina. Manca l'azoto. Vai a vedere l'immagine. Eccolo qua. Una bella molecola aromatica di idrocarburo. Però più o meno sono tutte così. E sono degli esagoni. Vedete questo bel esagono? Perché è un esagono? Allora, noi abbiamo appena detto che nell'idrocarburo manca l'azoto. Però l'azoto corrisponde alla luce. La formula della luce è l'esagono. E noi potremmo mettere vicino questa immagine, non muoverti, potremmo mettere vicino una cella d'ape e vedremo che corrisponde. Quindi siamo nel mondo della luce, nel mondo delle astrale. Quindi non c'è l'azoto, però ci sono le forze astrali. Quindi noi potremo vedere tutto questo una specie di forza, anzi senza una specie, una forza esagonalizzante che è nelle profondità delle viscere della Terra, il petrolio, l'idrocarburo. Il catrame è il residuo più fisso, diciamo, del petrolio, no? E il petrolio corrisponde al sangue venoso della Terra. I fiumi e le correnti marine sono l'arterioso, mentre il petrolio, i giacimenti e altro sono il venoso. Che poi noi prendiamo questo venoso, lo portiamo in superficie, lo bruciamo e dovremo forse farci qualche domanda. Già il fatto di portarlo in superficie e di fare dell'asfalto, dovremmo pensare se gli esseri collegati agli idrocarburi sono felici di essere esposti alla luce. È un pensiero che si può fare. Io credo che non siano felici di essere esposti alla luce, perché tutta la loro vita è nelle tenebre.
Quindi noi li forziamo a entrare nella luce, come quando andiamo in miniera, in una cava, prendiamo le pietre e con le pietre ci facciamo una casa, un rivestimento, un manufatto. E queste pietre che stavano sottoterra, noi le tiriamo fuori, le spacchiamo, le facciamo magari con delle forme che ci piacciono e facciamo un rivestimento o qualcosa d'altro. Gli esseri elementari collegati a quelle pietre non sono felici, ma per niente. Io personalmente ho fatto delle esperienze di questo tipo, che posso anche dire una parola, qualche amico greco forse c'era. Una volta abbiamo fatto un corso in Grecia e la sede era una casa tutta fatta di pietra, nuda, anche l'interno, che era primo ingresso praticamente. Meravigliosa, perché a me piace la pietra. Il primo giorno erano tutti belli con tutta queste pietre a vista, meraviglioso. Secondo giorno eravamo tutti quanti con la testa che facciamo fatica a pensare, praticamente, ed erano questi esseri della pietra, chiamiamoli gnomi se vogliamo, che hanno cominciato a farci percepire il loro fastidio dal fatto che erano esposti alla luce. E ricordo che ai corsisti a un certo punto ho detto: ma come vi sentite voi? E pian pianino, timidamente, ognuno ha detto: ma faccio fatica, oggi faccio tanta fatica, la testa non ce l'ho. E allora abbiamo fatto tutti quanti insieme un pensiero di scusa, di perdono e di ringraziamento a questi esseri della terra esposti così alla luce, e abbiamo continuato a lavorare senza problemi. Quindi, di fronte all'asfalto, noi dobbiamo chiedere perdono, non solo perdono alla terra che abbiamo coperto e non respira, perché abbiamo messo il venoso nell'arterioso, ma anche perdono a questi esseri che li abbiamo completamente snaturati. Quindi, se vogliamo riassumere, perdono all'idrocarburo, perdono alla terra e perdono a noi stessi che siamo proprio ciechi, che non si rendono conto di cosa stiamo facendo. Noi creiamo violenza senza porci nessuna domanda. Finito. Con che suavità lo hai detto? Oggi è stata una giornata pesante. Va bene. Però abbiamo tempo a sufficienza. Non fare decreti del tempo. Intanto sono arrivati vari ringraziamenti delle persone a cui hai risposto, sai? Tutti quanti. Prego, però dovreste iniziare, se possibile, quando fate domande, a fare anche delle proposte di soluzione. Perché se domandare è una scorciatoia, no? Quando invece si pone alla ricerca della risposta, l'anima si apre, disperatamente si apre, perché sta negando, cerca la risposta, e poi quando arriva una parola o magari l'intuizione, ce l'hai per sempre. Questo è un po' il vantaggio che io mi porto dietro, che avendo un po' elaborato queste cose, non ho sempre bisogno di avere la biblioteca dietro. Tranne le volte per i numeri che mi confondo, ogni tanto mi confondo. I compleanni avanzano. Prego Silvia, abbiamo finito? Abbiamo finito, stanno ancora ringraziando. Devo fare pensieri nuovi sull'essere del tempo e anche sull'essere dello spazio. Tante volte vi ho detto, la nostra gabbia è il tempo e lo spazio. E siamo abituati al tempo dell'orologio e allo spazio del metro. Questi sono i due cadaveri in cui noi ci muoviamo. Se ci colleghiamo con l'essere del tempo e l'essere dello spazio, rischiamo di diventare liberi. Perché abbiamo antico Saturno e antico Sole, prima della caduta. Ecco. Quindi torniamo vergini. Torniamo in avanti, però. Perché l'abbiamo già fatto. Paradisiaco si chiama, Shambhala in una parola. Salire Shambhala. Adesso vado a ruota libera perché nessuno mi ferma. Shambhala, che dice l'Oriente. Beh, in antroposofia c'è Shambhala, certo che c'è. E quando noi passiamo la porta del sole, entriamo nel mondo paradisiaco. Ma per passare la porta del sole vuol dire
abbiamo passato spazio e tempo. Quindi Shambhala, la dimora degli eletti, la dimora di chi vive nel mondo dello spirito, entra e passa in quella porta quando è superato il vincolo fisico-materico di spazio e tempo. Coraggio, rimboccarsi le maniche e far tanti pensieri. Non è permesso, ah, perdono, non è vietato, non è. Silvia, chiudiamo. Mandare via ruota libera. Sì, ma sto parlando adesso. C'è un ruota libera che poi diventa, che disistima. È in discesa. Sì. Mi capita ultimamente di vedere molte piante, legni, colpiti dal tarlo del legno. C'è una spiegazione ed eventualmente cosa si può fare per liberarli da questo essere? Domanda, dottore, sto male. Bisogna capire che cos'è il motivo. Tarlo del legno è un termine un po'... Va bene, intanto è un fruttifero o un albero da legno? Sarebbe questo, il primo punto sarebbe quello. E poi ci sono tanti sistemi per eliminarli. Un sistema, vai in drogheria, compri del carburo. Il carburo, sapete che è questo cristallo che con l'acqua sviluppa acetilene. Lo metti dentro nel foro del tarlo, chiudi con un po' di argilla, con la linfa fa gas e li uccidi. Intossichi un po' l'albero, ma insomma acetilene. Questo è un sistema biologico per uccidere biologicamente. Un altro sistema è un po' più elegante, prendi aghi di segala, cioè ariste di segala, fai un prodotto omeopatico a base di ariste di segala, lo spruzzi sulla pianta e il verme del tronco va via. Questo io l'ho fatto e ha funzionato molto bene. Oppure ti poni la domanda, cosa c'è in me che corrisponde a quel verme? Qual è quella parte di me che corrisponde a quel verme? Sapete che tutti abbiamo nella pancia circa un chilo e mezzo di vermi vari, no? Che conosciamo tutti gli ossiuri, magari, no? Quindi noi li abbiamo in noi e questi ce li siamo tenuti, ma c'è una parte che abbiamo buttato fuori. Allora, cominciate a pensare a questa parte che abbiamo buttato fuori. E dice, ma perché l'abbiamo buttata fuori? Perché non ce la siamo tenuta questa? Perché è troppo unilaterale. Lei però dice piante al suolo tagliate. Ah beh, allora è il legno che sta marcendo. Un'altra cosa. Il legno che sta marcendo, ma ormai vado avanti. Ma scusa. E quindi devo pensare a questa parte che è fuori, cosa corrisponde in me, ringraziarla che è uscita da me e mi ha permesso di evolvere, pensare a me che grazie a quella parte che è uscita ho potuto fare il mio cammino, poi dire a questa parte che è fuori di me, torna pure in me. Prendi quella parte che io ho trasformato che ti serve per il tuo cammino. Quindi questo verme, che non è altro che il supporto di esseri vari, riceve le forze evolutive e quando riceve le forze evolutive se ne va, perché ha ricevuto quello che aveva bisogno. Punto. Quindi da uccidere, ci posso uccidere anche col veleno, o con l'acetilene, o con l'omeopatia, oppure fare un lavoro evolutivo spirituale. Aggiungo cristico. Punto. Se però i tronchi sono tagliati, quello è il legno che sta marcendo, appunto. Quindi si sta degenerando. Punto. Stiamo attenti anche alle domande. Abbiamo finito? Abbiamo finito. Bene, grazie. Ci vedremo tra una decina di giorni. Andremo avanti con i preparati. Grazie a tutti per essere stati con noi. A presto. Alla prossima.